Bentornato nel mio canale. Oggi è giovedì 30 settembre 2021. Come ti senti oggi? Quali sono i tuoi segni oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oroscopo Toro. Giornata illuminante sul fronte del cuore. Sarà l'effetto di Urano in sestile alla bianca signora, a sua volta grande amica degli acquatici Venere e Nettuno, dunque uno specchio d'acqua nel quale riflettersi e meditare. Così come nel mito greco il tempio di Atena sulle colline di Lerna si specchiava nel laghetto sottostante. Quando una scelta si prospetta difficile e non si sa più da che parte andare, conviene fermarsi e aspettare che la risposta giunga dall'interno. Basta una parola udita per caso, un'immagine illuminante, che colpisce come una mazzata e la luce che prima pareva preclusa si fa strada tra la nebbia con un raggio accecante. Qualche incertezza sul lavoro, ma anche qui di breve durata, fidandovi dell'intuito o del collega col quale vi confidate, la vostra scelta maturerà spontanea e convinta e con il Sole e Marte in sesta casa andrete fortissimo. Ogni cosa nella coppia sembra essere distrutta, la situazione precipita e vi è rottura, separazione, divorzio. Il distacco è definitivo e immediato, il partner è un traditore, un colleroso, un egoista, un avventuriero, qualcuno che ci prende in giro e sfrutta i vostri sentimenti. I single incontreranno persone sbagliate che potrebbero costituire un pericolo per loro. È ancora un periodo di incertezze, dovete tirare fuori tutto il vostro coraggio per affrontare questi giorni che potrebbero essere fugaci ma instabili. I sensi di colpa potrebbero distruggervi, provate a domarli soprattutto riconsiderando più a fondo le situazioni che li hanno generati. Una buona riflessione dovrebbe accompagnare la vostra giornata su tutto quello che andate facendo. Presto potreste ritrovarvi in qualche situazione imbarazzante dalla quale sarà difficile uscire. Un incontro importante alle porte, siate sempre voi stessi e non mostratevi diversi da quello che siete. Ottimo periodo per iniziare una dieta. Giove favorisce la ricerca di soluzioni vantaggiose per chiedere prestiti e mutui, quindi non vi resta che approfittarne valutando con prudenza le varie offerte e senza, tuttavia, farvi prendere dalla fretta cui Marte pur cercherà di indurvi. Oggi siate pronti all'idea che un chiarimento è prossimo. A partire da questo dovrete rinnovare la vostra vita e darvi anche un nuovo modo di comunicare. Se state soffrendo perché il partner appare poco credibile in amore, allora è proprio giunto il momento di fare una seria considerazione, Giove oggi vi ispirerà a una serena revisione della vostra vita che vi porterà sicuramente a risultati brillanti. Le relazioni a due ti daranno soddisfazioni. Eventi piacevoli in casa. Abbi più fiducia in te stesso, assumi dei rischi. Se vi state chiedendo se il vostro partner vi ama per davvero, trovate il coraggio per chiederlo direttamente e senza sotterfugi. Se non vi fidate, mettetelo alla prova. Rapporti interpersonali piuttosto difficili nella giornata di oggi, cercate di evitare gli scontri diretti col partner, limitate gli attriti. Oggi non avrete voglia di condividere con gli altri né i vostri sentimenti, ma neppure quelli degli altri, per cui sarà meglio prendere le distanze da coloro che sapete essere più espansivi sotto questo punto di vista. Se fate un lavoro che ha a che fare con il controllo e la verifica, siate più accorti prima di passare alla pratica successiva, non archiviate a cuor leggero. In questa giornata dovreste controllare meglio le vostre mail, poiché tra le tante ne potreste saltare qualcuna di estrema importanza, non tanto dal punto di vista lavorativo ma personale. Prospetto astrale di fine mese abbastanza positivo, in cui godete dei buoni effetti della luna nell'amico Cancro. Uno stato di pace e di assenza di ansia è la vostra segreta aspirazione, specie se siete nati nel mese di maggio. Cari Ariete, in amore dovreste cercare di risolvere subito i problemi e non innervosirvi troppo anche perché Marte in opposizione non aiuta. Sul lavoro, non è un periodo semplice ma con pazienza tutto si sistemerà. Avete ancora delle difficoltà a comprendere come certi progetti vadano organizzati per tempo, anche con risorse umane. Forse non avete esperienza, oppure per voi è un campo del tutto nuovo, ad ogni modo in questa giornata dovrebbe fare qualche sforzo in più.
Sicuramente i risultati che otterrete saranno validi e vi spingeranno ad andare ancora oltre i limiti. Gli errori commessi in passato, sicuramente si riproporranno, ma voi sarete più consapevoli di tutto quello che siete riusciti a costruire. Urano trasgressivo nel segno in conflitto con Venere gelosa all'opposizione, ma buon amico della Luna e di Nettuno, che ve la camomillano. Romanticismo dominante, in conflitto con tutti gli impegni di lavoro sempre massicci a metà settimana, doppiamente ora che vi ritrovate con il Sole e Marte staccano visti in sesta casa, la sgobbona dell'oroscopo. Amore ed Eros, la voglia di trasgressione c'è, ma se ci cascherete o no dipenderà esclusivamente dall'atteggiamento del partner. Se dimostrerà di tenere a voi sfoderando le sue migliori risorse capirete di aver sbagliato e così andrete a canossa a fare ammenda col capo coperto di cenere. L'arma vincente sguardi languidi e linguaggio poetico, nessuno potrebbe resistere al romanticismo delle vostre frasi così fiorite. Rifiutare un impegno senza entrare in rotta di collisione con il partner sarà difficile, ma un pizzico di diplomazia vi verrà in aiuto. Vietato nutrire inutili ansie, siete al sicuro. Condividete nel menage di coppia anche la gioia di stare con le persone care, gli amici che vi vogliono bene. La luna passata oggi nel cancro, vi invita a godere della compagnia dei vostri simili insieme alla vostra dolce metà. Saranno possibili feste e ritrovi molto coinvolgenti e divertenti. E voi non vi tirerete indietro. Se restate in casa riuscite a recuperare l'intimità di coppia grazie al godimento di un ozio quasi totale, anche se si tratta di un ozio produttivo che comprende interessi letterari, musicali, cinematografici vari insieme alla persona che adesso vi è accanto. Lavoro e denaro, un bel da fare con i colleghi tutti in pista, zelanti e determinati a sbrigarsela in fretta e bene. Siete voi oggi più lenti e distratti, presi da altri pensieri e da sogni romantici che non potrete e non vorreste confidare. A meno che nel vostro staff non abbiate stretto qualche amicizia speciale. In questo caso potrete lasciarvi andare. Grande fantasia che a volte, però, non eccelle se non venite incoraggiati. Avete un carattere insicuro e avete paura della competizione. Necessitate di una persona che vi faccia capire il vostro valore. C'è da programmare nella vostra attività tutta l'agenda dei prossimi mesi autunnali, ma per il momento vi ripulite mentalmente da ogni preoccupazione e incombenza, quelle che vi provocano pensieri e impegni professionali in tale senso. I moti degli astri hanno in serbo per voi discreti successi nel lavoro, vi metteranno presto alla prova con lo scopo di far vedere quanto valete. Benessere, la grinta dopo aver superato una prova si paga con un filo di emicrania e un po' di spossatezza. State su a caffè finché le circostanze vi ci costringono, poi all'improvviso vi sgonfiate come un palloncino boccato. Per vostra fortuna l'immagine resta smagliante e ben sapete quanto sia importante presentarsi eleganti a un colloquio di selezione. Ti sentirai capace di ottenere ciò di cui hai bisogno. Sia dalle altre persone che da te stesso. Anche il tuo buon giudizio e il tuo potere di osservazione saranno probabilmente intensificati. Usa il tuo istinto per scegliere i cibi migliori da consumare. Per lei, la gelosia è il pepe dell'amore, dite voi, e forse avete ragione. Il problema sta nel dosaggio, un pizzico dà sapore al piatto, un'intera manciata lo rende immangiabile. Sappiatevi regolare. Per lui, gli amici sono una riserva inesauribile di informazioni, dritte, e all'occorrenza anche tirate d'orecchie. Dirsene quattro a volte aiuta a riconoscere i propri torti e a farsi un'idea più realistica e veritiera di se stessi. Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.